Mi ero scordata pure di cambiare il font della chat, quindi non si sarà letto niente mentre ero in Be Right Back. Vi chiedo scusa, ma davvero mi sono sciacquata, mi sono cambiata la maglietta, che mi sono buttata l'acqua addosso. Ho una barretta, ho una Coca-Cola, non è una Coca Zero. Poi un giorno farò un sondaggio, anzi ve lo faccio adesso perché ho voglia di cazzeggiare. Sondaggio Coca-Cola normale o zero? Vi faccio il sondaggio. Allora, così per scoprirla. New Pool Coca Cola normale o zero. La Light penso sia sparita dalla faccia della terra, e che è solo un bene perché quella era benzina. Una merda, la Coca Light era imbevibile. Facciamo questo sondaggio, va, già che ci siamo, nel mentre proseguiamo con questa esperienza mistica. È combattutissimo. Votate, ragazzi, votate. È il tipo il contenuto più interessante di questa live. Ah, è combattuta, è combattuta. È dura, eh? È combattutissima. Sta vincendo la normale, eh? Vince la normale. Avete gusti di merda, fatemelo dire. No, la senza caffeina non l'ho mai bevuta, ma perché non vedo il senso di farlo. Cioè, tipo la Coca-Cola avrà 30 mg di caffeina. Smeagol, how about you help me with that badger set tomorrow? Smeagol helps, but he can't do all the things at once. Est farum amen. Tirathoth and gathered hands. Secondo me è sembrato latino. Vabbè, comunque. Posso dire che è tipo la festa più triste che abbia mai visto? Ma sembrano degli sfollati. Mi sembrano degli sfollati sti elfi. Non posso salire su? Non lo so, è così triste tutto quanto. Ah, l'ho provata anch'io la vaniglia, è disgustosa. Here he comes. Climb the tree. Yes. But the friendly elves are in the way. I think it would be better if we all stay here on the ground, don't you? Where we can all keep an eye on each other, just in case. Competition, a Sono tutti competition. If ingobbiti. Sneagol wins, they must let him climb the tree. But these ones don't like riddles, do they? How about a game of words? You say a word, then I say a new word that starts with the final sound from your word, and then we keep going round until it's your turn again. But here's the trick. No word can come up twice, and no word can end with the same sound as the beginning of the previous word. That's easy. Fish. Shell. Love. Visible. Aha, you lose. No, why? Visible? Love? No word can end with the same sound as the beginning of the previous word. Ah, not fair. It tells the rules too fast. Once more then, whatever sends you on your way. 10 seconds to answer. If you Cosa? survive three rounds, you win. In una lingua che non è mia. We already had fish. New game. It counts. Fish. Well then, shell again. Lamb. Lonely. No, wrong sound. You lost again. Ocra! Che cazzo ne so come si dice ocra in I'm sorry. inglese? Ma You veramente hanno lost. fatto. The tree is ours. They cheated. Forse devo sentire, forse non devo sentire il suono e devo leggere. Vabbè, non mi interessa. Probabilmente, cioè io non, cioè, mi fai, cioè mi costru. È una cosa così stupida.
Perché probabilmente, ora io non c'ho, ora non ci ho fatto caso, magari i localizzatori lo hanno adattato come suono, ma gli sviluppatori, non fai un gioco sui suoni in un titolo che viene localizzato. È stupido, perché o poi devi basare il risultato sul suono e non è giusto, perché c'è chi appunto non conosce le lingue, la lingua inglese, e non può giocare, o comunque lo fai, lo dovrai fare con la risposta giusta sulla localizzazione, e a quel punto non vale più perché non c'è più il suono. Perché anche se non conosci le parole, il suono lo senti che è lo stesso. Inventati un'altra cosa. Non fare una cosa sui suoni. È stupido. Con questi elfi fanno proprio schifo. Cioè, poi almeno gli orchi lì, i stronzi, quelli con Saruman, giocano, no? Giocano? E poi questo non era, sono in realtà è Sauron, però Saruman mi sa che non c'è. Almeno si fanno la guerra, si organizzano, sono proattivi, fanno girare l'economia, hanno i giochi. Questi sono nel fango, a guardare i fiori, ingobbiti, seduti per terra, a fare giochi di parole, a giocare a scarabeo. E sono di una tristezza. La cosa più interessante è, ma la luna è piena, oh, il profumo dei fiori, parlo con gli uccelli. Madonna, che palle! Che palle! Ma fossero anche, no, fossero drogati, capito? Stanno lì nella natura, si fumano i fiori. Che vita di merda! Che schifo, ma se mi dovessero dire, guarda, diventi una creatura praticamente immortale, perché credo siano immortali, cioè se li ammazzi muoiono, ma credo che non muoiono di vecchiaia, alla fine, comunque sono praticamente, se non sono immortali, quasi, ok? Che schifo! Ma trovate un hobby che non si intrecciare secchi! Ma che noia! No, vabbè, ma... Guardali, guardateli! I vecchi sulle panchine, nelle piazze dei paese. No, non è possibile. Trovarsi un hobbit, esatto. Ma guardate, ma a parte battutaccia a parte, a un certo punto, anche a livello di roba zozza, hai provato tutto. Cioè, quindi non ti interessa, cioè, ti passa pure quello. Cioè, in un concetto di vita tendente a infinito, quanto ti può venire il prurito? Quanto ti durerà il prurito? Un paio di secoli, proprio a voler esagerare. Poi basta. Poi basta, che palle. Hai fatto tutto, è finita. Cioè non... Better let Smeagol do the talking. Allora. What's wrong? Not your kind of music? Smeagol is not welcome. He's ugly and a liar and a sneak. Did someone say that? Smeagol just wanted to sit in the tree and watch the lights. Everyone always hates him. Always. Always. Children, let me go talk to them. Come, walk with me. Mi pare a cazziare. You are strange, Smeagol. And a liar. But for the sake of it, I will help you once more. Ma cuoca è santa. Cuoca non ha mai cucinato comunque. La chiamiamo cuoca, io non l'ho mai vista cucinare questa qua. Che passo femminile. Sì, guarda, guardate che, sì, che principessa comunque. Guardate come cammina. Cazzatissima. Be just a little bit nice to our guest, will you? We just had a little fun. That is nice. Now have a little less. Yes, yes. Come on then. Climb our tree, but stay in sight.
silly game. They cheated. Why don't you join us, Nicholas? We haven't seen you all evening. Yes, it is midsummer night. Come and drink with us. Very well, why not? And now, Riddlemaster said he carved a picture into the tree. And that's what we need to enter his castle in the mountains. Le telecamere! Ah! Sì, ma non si vede, è buio, un pantone sciolto! Io non so dove devo andare. Su! Madonna! No, ma meno male ho fatto pausa perché c'era veramente da impazzire. Mamma, mi stava addormentando. Asmiagol a Ithil. Ortho Ulf. Asmiagol a Ithil. No, 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 l'uomo delle candele lì, The Candleman, è umano, tra l'altro. Vabbè, poi oh, non lo so la lore. Ma a me non cioè, a me non sembrava un elfo quello, quello era un tizio brutto. Non l'ho mai visto. Tizio brutto con una con l'armatura con la con le perline lì nella tenda. Elf feasting with this. He keeps it remembering nice. No. Oh. Is he alright? Looks like it. Cosa cazzo è successo? Minchia, un souls like. Ma pure la trappola mi hai messo? Il buco per terra mi hai messo? Qui, allora, in questo gioco c'è dell'odio comunque. Altrimenti non me lo spiego. Cioè, sono riusciti a creare un gioco dove c'è tutto quello che fa schifo di un videogioco, di tutti i generi. A questo punto manca soltanto l'FPS. Ci hanno messo tutte le cose sbagliate dai videogiochi. Ok, qua c'era la ghirlanda. Hi Anirath Hiniad Ivaith Inud, Boy Gilead o Hufai Salam, Sitirio Smeagol. Sembrava russo comunque. Upolinistad Pimel Igor Hilioch. Mi Penan. Aki Inud Upol Aethro. Comunque stanno palesemente leggendo, non vorrei dire. Palesemente stanno leggendo. Non hanno alcun tono mentre parlano. Ciro Yokami, da solamente recuperare le altre live. Ah, buona fortuna per l'esame allora. Anche se qua ne ho bisogno pure io. È giusto? Io non ho capito. Ah, no? Sì. Ok, arrivo qua. Ah, ok. Comunque è veramente di un level design di merda. Per vedere qualcosa devi mettere la vista da Predator. Dago di cenere. Sì, è praticamente diventato un Souls-like. Adesso ci sarà un muro invisibile. Un doppio muro invisibile. Poi
tutto talmente brutto che non capisci se stai facendo i salti corretti o se stai bucando la mappa. It's high. Comunque quest'albero fa proprio cacare. Devo capire. Dai, passa, cornuto. Io non capisco. Ok. Devo, sì. Perfetto. Faccio così. Fatto, ok. Però lì forse c'è qualcosa. No? Sto cazzo c'è. Perfetto. Madonna. Need a little breather. Oh, here it is. Or is it? What is it? It's a deer. Deer with horns. We need the elvish word. What's the elvish word for deer? We can ask the elves later. Perhaps we seize the mountains from up here. La luna poligonale. È carina sta cosa con quella fissata. Non ha più, non la evitava. Sì, cazzo! Mamma mia! Oh! Qui non sapevano che mettere. Qui non sapevano che mettere, hanno messo la luna. Stanno parlando tutti uno sull'altro, eh. Dai, no, dai, via! What are you waiting for? Back to waste of time. The demons never took. What? Over here. No sign from our hooksmen. The more elves are coming.
Madonna, tutte le voci una sull'altra. No. Non mi avrei mai. Fottuti. Fanculo. No dai, mi è passato sopra. Non è vero, non mi aveva preso più. Mi è passato sopra per tornare alla posizione. No. The border, he said. That bird led us straight into Elfland. Find the golem and bring it to the mountains. That's what the Candleman ordered. Ordered and left. That's not our leader. We're going back to the mines. Yeah. Good luck crossing that foul haze again without the blind one. Find the golem! Dead or alive, but find him! The blind one. Io non riesco di nuovo a capire cosa cazzo vuole il gioco da me. This one's breathing. He's dying. Now, we can make it quick, or we can give you some very unpleasant medicine. No, vabbè, qua almeno non ti annoi, cioè devi comunque stare concentrato comunque. Madonna, pare un'opzione per i non vedenti questa qua, comunque che schifo, come è fatta male. Cioè non sembra tipo un istinto, pare la modalità ad alto contrasto per i non vedenti. Not without the freak. Are you dead? Elves are coming. Somebody find me that golem already. Search the trees. Shh, move here. Ma vai a guardare. We don't serve you or some man from Gondor. Oh, che rottura di cazzo. No, dai, che rottura di cazzo. Io me la faccio di corsa. Ah, no, mi ha salvato. Ok, meno male. Salvato si fa. No sign from my hooks, man. The more elves are coming. How many? I can't tell. We barely saw one. They're in the trees. Borg climbed one and the elves shot him down. Sì, ma qua perché non. Vai! Vai nella cazzo di sasso lì, vai! We retreat. Non si sposta. Elves are coming. Somebody find me that golem already. Search the trees. What? We don't serve you or some man from Gondor. We obey the Nazgul. Who commands the Nazgul? Any trace? Lokbers. And who did Lokbers send? Me. Boh. Boh. No, che poi era facilissimo sto pezzo. Ma ce l'avevo fatta anche la prima volta, eh. Semplicemente mi ha. Lui per tornare alla routine mi è passato sopra e quindi mi ha beccato, ma si era già dimenticato di me comunque.
Sì. Quindi? Madò, che bello, stanno massacrando gli elfi. Beh, massacrando, non lo so, Penso di sì, penso comunque lì stanno facendo il culo. Cioè, questi erano dei poveracci. Ok. They're all dead. Not sì. All my precious. Listen. Male. Solo uguali come un hai. Nasty orcs. How did they get here? How did they get through the haze, we wonders? Mel, they found Mel. We heard the orc say it. The ruins in the mountains. That's where they took her, they said. Allora, io vi chiedo scusa chiaramente se non sto esplorando con attenzione la mappa. Mi rendo conto che vorreste un'esperienza un po' quasi sabachiana di me, che mi guardo intorno, analizzo, faccio speculazioni, noto le differenze fra le mappe. I think that was the last of them. Let us be certain. Cautious, my precious. Elves, orcs, avoid them all. Ah, quindi devo però schivare tutti. I don't see any tracks. Hard to spot between all the orcs. They're looking for us. Stay on your toes. I can hear more of them coming from the river. Where's Lannis? I don't know. She went back for Lannis. Ma che pro fare questa cosa? Perché mi devo arrampicare? Per superare l'elfo, forse? Faccio un giro e non mi faccio sgamare, vero? Anzitutto si è salvata la partita ed è cosa buona e giusta. Non è una bella serata, non è una bella serata. Fatto un verso stranissimo arrampicandosi. Ah, beh, è stata una cagata, non c'è voluto niente. Grazie, Revolver Ocelot, grazie mille. Sono contenta che vi sia piaciuta. Cioè, era la prima volta, quindi comunque farò di meglio, però pensavo che sarebbe andata molto peggio di così, anche perché appunto non era, cioè non è un gioco dove ti prepari nulla, cioè tutto era tutto improvvisato, anche il discorso della città nel deserto, cioè proprio uscito lì estemporaneo, non ci eravamo preparati niente, quindi comunque secondo me è venuta fuori una cosa bella. Vabbè, ovvio che c'era comunque gente lì in mezzo che sapeva quello che faceva, c'era l'esperienza, però ma fosse anche solo appunto trovare la chimica del gruppo, secondo me funziona bene, secondo me può uscire fuori una storia carina. Tra l'altro, madonna, siamo partiti a bomba col Molboro. Io ho fatto bordello all'inizio, ma perché avevo capito, appunto, avevo parlato col master, che non dovevamo accendere fuochi. Cioè, ci aveva detto, cioè, c'è stato un fraintendimento, era non dovete accendere fuochi. Ok, infatti tutti pensavano che c'era gas, che c'era qualcosa di... E invece erano anche la luce, quindi niente, vabbè, però è stato carino, abbiamo fatto pure il tutorial di quello tosto. Come nei videogiochi, no? Fai la sfida, che se riesci, che se fai quella cosa difficile apposta ottieni il premio speciale. Avrebbe potuto darci un premio speciale, effettivamente. Vabbè, comunque. Perché vuole simulare un videogioco, no? Tra l'altro, a quanto pare, questo gioco di ruolo lo conosce anche Yoshida.
perché è chiaramente ispirato ai JRPG, no? Quindi a quanto pare sì, la, anche, l'hanno mandato anche Yoshida e gli piace. Comunque, adesso dovrei sicuramente saltare qua. Comunque è proprio così sbagliata questa cosa, è così sbagliata. Schifo. Meno male che sta salvando ogni 3 secondi. Sta letteralmente salvando ogni 3 secondi. Secondo me è che il gioco non ce la fa più. Sì? Sì, ma non si vede. Ma non è vero, non si vede. Ok. No! È scivolato. Sì, praticamente. No, non è. È Fabula Ultima si chiama. Ma io sto andando nella direzione giusta? No, però ho preso una cosa nuova. Squirrel food. Let's keep it for bad times. Ma magari il gioco fosse stato tutto così. Un Uncharted fatto male. Continuo a dire che il potenziale c'era tutto per fare una roba nel Blade. Nel caso recuperatevi. Io non lo rifaccio il discorso, anche perché per quanto mi riguarda è stato solo che confermasso tornando indietro. Non lo capisco nemmeno. No. Per me tutto quello che è successo andando avanti non ha fatto che confermare questa mia sensazione per quanto mi riguarda. Io non so che voleva che facessi. Ma seriamente? Ma veramente? Veramente? No! Ma dai! Non devo andare là. A che cazzo serve la guida se non posso vederla? No, era solo un salto di merda. Era solo un salto di merda. Easy now, easy. Ti prego, dimmi che muore. Lalith, be quiet. They kill each other. Yes. Throw a stone, distract them. Drop your weapon, all right? Let's talk this out. You first. Which one of them? That's your last arrow. And there are many more of us behind me. Ma non ho fatto niente. Ma non ho fatto niente io. Clear. Ma io non ho lanciato. Forse a tempo. Lanciata. Are we
friends now, like they said. Friends who don't trick one another. Please. Please let that face not be the last thing I see in this world. You'll be fine. Are we bows to the great master? Yes, yes. Run, you dimwit! Mi sta facendo comunque passare. È un bro incredibile lui. Alla fine lui è un bro. Ma ti morchi tutta la vita, scusatemi, guarda. Ma oh, che palle gli elfi. Ma ti morchi tutta la vita. Non so dove devo andare. Non so dove devo andare, non si vede niente. Vabbè, resettiamo. Io non ho capito dove devo andare, la direzione, non capisco la direzione. È tutto dello stesso color fango. È tutto color fango. Dove devo andare? Non si vede un cazzo. Ok. Hanno pure laggando i comandi. Sono laggati i comandi. Sono laggati i comandi. Il gioco ha laggato tantissimo. E vabbè, sono caduta. Ragazzi, sono laggati i comandi. Non ci posso fare niente. Muori. Si è rotto tutto. Si è rotto tutto. Sono laggati. Cioè, voi pensate che ti fai la run senza morire mai, poi ti lagga il gioco e cadi come uno stronzo. Qua lagga da morire. Non capisco perché. Madonna, quanto lagga! Ma perché lagga così? Vi giuro che non entrano i comandi. Scatta, si sta calando il frame rate da morire. Perché c'è sto calo di frame? Non c'è un cazzo in sta mappa. Brava, fanculo. No, no. Si deve caricare le texture 4. Secondo me, la gente che lo ha recensito non l'ha finito. Se l'avesse finito non gli avrebbe dato 3. Gli avrebbe dato molto di meno. Matalo! Ahi sta! Sì. Andiamo. Cioè, qua volevano fare tipo l'inseguimento all'Uncharted, capito? Cioè, secondo loro questo è l'inseguimento in moto di Uncharted 4. Non c'è una... Va, fanculo. Non si vede nulla.
Io non vedo nulla, ragazzi. Non si è caricata la mappa. Non si è caricata la mappa. Si è caricata la mappa. Non si era caricata la mappa. Dice, ma dove mi ha fatto respawnare? Non c'era la mappa. Dai, non saliva. Vi dico che lagga da morire. Lagga troppo qua. Sembra di giocare online. Guardate che non saliva! Guarda che si blocca. Le cazzo di sassi, si blocca. Dai, brutto. Quanta sofferenza. Mamma mia. Sì, ma basta. Quanto manca? Adesso c'è il boss finale. Ci sarà l'uomo delle candele con la tizia cieca. Facciamo una cosa e basta, cioè. Quanto cazzo dura sto gioco? The ruins. We made it. Nessuno l'ha finito sto gioco per recensirlo. Che cazzo? Non l'hanno finito. Non è nessuno. Chiaramente è un'iperbole, nessuno. 90. Anche perché, francamente, non serve. Nel senso, puoi passare da il giudizio identico, può passare da appunto 4 a 2,5. Ma alla fine che cambia? È comunque gravemente insufficiente, capito? Cioè, qui lo. Se mi dici nessuno. Io vi sto solo dando questa informazione. Non l'hanno finito. Oh, Candleman. Where is Mel? Must get closer to the gate. Riddlemaster must be inside. L'unica cosa che dà un voto, cioè l'unica cosa che permette a questo gioco di avere un voto è perché almeno il doppiaggio è fatto bene di Gollum, quindi ha 1,5 tipo. Puoi dare 2 punti al gioco su 10 per il doppiaggio di Gollum. Basta. What is this place? Comunque continua a laggare, eh. Shucks his head. No. Cosa cazzo è stato? Was that the last one? How do I know? Going up. Up is good. Allora, up is good. E
Il doppiaggio elfico Scam è gravissimo. Niente, niente, non ti preoccupare. Dai, vaffanculo! Io non vedo un cazzo, ragazzi. È tutto smarmellatissimo. What? Clever little man. Guarda che blocca. Cos'è un vicolo cieco? Perché c'è un vicolo cieco in questo posto di merda? Non si capisce. Vabbè, devo superare lui, devo oltrepassare lui. No. Cioè, questo è il mio premio. Io non capisco dove cazzo devo andare. Good hunt. Going up. Madonna, quanto sta laggando. Sì, però non devi tagliare gli angoli, giusto? Cioè. Going up. Up is good. Sì, going up. E di nuovo, perché la guida non mi dice la cazzo di direzione? C'è un pallino che non significa niente. È tutto. Io non vedo nulla. Ma voi vedete qualcosa? Io non vedo niente. Io voglio esplorare la mappa prima. Voglio capire dove cazzo devo andare. Where this goes, eh? Ah, ho azzeccato la strada? Andando a caso? Sì, ho azzeccato la strada andando a caso. Perfetto. Sono andata completamente a caso e ho beccato la strada giusta. Handsome dwarf, no beard, that was the order. No word about elves. What are we even here for? Some cursed elf thing for the war. The sorcerer wants it, Torbeck said. He already caught one cursed elf. Doesn't stop bragging about it. Torbeck's a fool. Let's try this way. Io non vedo niente. Proprio una roba. Cioè, correndo su in mezzo ho beccato la strada giusta. Vabbè, sentite, io vado, eh. No, però non ti devi incastrare, sì? Right there.
No, non hai visto niente, tranquillo. Please stop telling me things I already know. Eccolo lui. Some news for you then. We're leaving. Lost too many men to these cursed woods. And we're not even looking for that freak, the one we came here for. Of course, leave if you must. But there's one question that keeps haunting me. Huh? Who is that? Before you go, you can help me. Hearts! No! No, dai. No, non si può fare qua. Che rottura di cazzo, veramente. Che rottura di cazzo. Incredibile rottura di cazzo. We're not even looking for that freak, the one we came here for. Of course, leave if you must. But there's one question that keeps haunting me, Briska. Perhaps before you go, vanish. You can help me with it. What? Where does the sun go up? What do I care? We are Uruks. We don't need the sun to show us the way. Ed è morto. Everyone wants to share their opinion today. The candleman. But where's Mel? And? Still nothing. She doesn't know some word, she says. Let's hoist the Lord's banner on every pinnacle. Madò! Ti prego, dimmi che è il boss finale. Oh, Rambo, grazie. Oh, mamma mia. It seems that fate is on my side today. No. He knows how to open the gate. Ah, sì? Sappiamo come aprirlo? Go on then. Help her. Open the gate and you both live. You heard him. He'll let us live, so let's not test his patience. Don't trust him as soon as we open the gate. Shh. Find some water. Well? Give us time. Elf gates are fickle. Is this a friendly door? No. No. This one can be very unkind. Una porta cattivissima. This stone must have fallen off. I knew something felt wrong. Can you put it back? Allora, trova l'acqua e parla telepaticamente con Mel, ok. Ancora non è finita. As you always say, we must have faith. Won't need it for very long, though. You're about to kill us all. Starting with you, I hope. Found water! So? What about it? Don't talk. Just think. Remember the door to Grendel's chambers. This one is quite similar. We need a secret word to open it. And here is where my wisdom ends. Grendel must have changed it. We know as we found it. You did? How? Doesn't matter now. The tree where Mel and Riddlemaster met. The picture they carved into the bark. Dear. Of course. How did I not think of that? Let me try. Tell me what you see.
The left one. That could be a tree, no deer. Try right. Okay. That doesn't look like anything. No, è giusto, Let's è giusto. Let's keep trying then. What side should I change? Sinistra. Left. Looks almost like a deer, but not quite. Maybe the stars are in the wrong places. Left, left. No deer. Left again. The left one. Now right. Left. Left, left. C'è qualcos'altro che devo fare, non lo posso completare adesso. Left again. Che più di così. Right side again. Now it looks like a leaf. Right, I think. Non capisco. Try right. The left one. Left. Stars must be wrong still. Left, left. Now right. Right side again. Right, I think. Ma infatti manca qualcosa. Left again. Però me lo devono dire che manca qualcosa. The left one. No, devi uscire, madonna, quanto è brutto il menù. Esci dal cazzo di menù. Porca vacca. Nothing like a deer. The missing stars, did you put them back? Non mi hai mai detto di farlo, cretina. Vabbè. The missing stars. Eight of us weren't able to control the source and we spent years creating it. No surprise, given how long it takes you to open your own doors. Where do you think you're going? Eh? What is he doing? The stones need to go into the holes, yes. But which? Le pietre. Sta cosa è una cacata, perché questa non è una superficie scalabile. Non hai nessun input di arrampicarti su questa cosa. Cioè non... No, ovvio che se devo fare prima l'immagine, prima fare l'immagine incompleta, poi la completi, ma... Non c'è niente che ti faccia capire come vada fatto. Non c'è niente che ti fa capire che devi fare qualcosa. Left. Left, left. Try right. Now right. E questo è il cervo, secondo loro. Ma come fanno? Cioè, secondo loro io dovrei left one. Cioè, io dovrei capire come è fatto il cervo. Leave it as it is. Io come faccio a sapere come è fatto? Ma un aiuto no? Chi cazzo se lo ricorda come è fatto il cervo? Mel, ti prego. Mel. No, va bene. Ah! E dove le trovo? Non è un cervo così?
Io non lo capisco. Non va bene? Che devo prendere? Dove l'ho presa la gemma? Sono uguali, no? Ora è uguale, ora è giusto, no? Non è giusto? No, evidentemente non è giusto. Orecchie e corna a destra. Scusatemi, non sono uguali. No, ne manca una. Ok, manca quello là. Sì, vabbè, ma che merda. E dove la trovo? Ce n'è una. La levo? Non posso. Devi toglierla dove non serve, non ho nessun input di togliere. Cioè fa pure cacare questa. Io sto cercando l'input. Prendi è quella però. Quindi è quella, solo questa mi fa prendere, mi manca qualcosa. Appunto, ce ne sarà un'altra perché non posso fare niente. Ma vaffanculo. Ma che schifo. Ma sono le ma per caso sono le pietre schifose che ci sono qua? Le pietre di qua non sono pietre normali, forse. Qui c'era una pietra. E adesso? One second. Mi posso arrampicare da qualche altra parte? Non capisco. Non c'è un altro punto dove mi posso arrampicare, che c'è un'altra pietra? Non me la fa mettere. Non mi fa mettere niente, ragazzi. Sto premendo triangolo. Attacca, non me lo fa fare. Questo, posso fare solo questo. Fa fare altro. Ricarichiamo. Nothing like it, dear. The missing stars, did you put them back? Not yet. We'll do that. Eight of us weren't able to control the source, and we spent years creating it. No surprise, given how long it takes you to open your own doors. What is he doing? The stones need to go into the holes, yes. But which? There's more holes than stones. Prendi, non c'è. Prendicelo soltanto in quel punto. Devi tirare un sasso al corvo. Quale corvo? Bird betrayed us. There's only one traitor here. Va bene. What are you waiting for? Cioè, manca una pietra comunque. Mi confermate? Questo è. Vediamo un attimo dove può essere sta pietra. Devo tirare un sasso al corvo sulla porta.
Vabbè, qua siamo a livello di logica, a livello Monkey Island comunque, per quanto mi riguarda. Ma il corvo non c'è. Infatti, quale corvo? Infatti, non. Sto cercando di vedere, non ci sono interazioni. Vacca. Forse così. Leave it as it is. Ma anche questa stronzata di fare il cervo. Poi è così scomodo dovere. La maniera in cui hanno fatto sì che tu possa gestirti le luci e aggiustarle è di uno sco. Cioè, tu rischi di morire ogni volta. Vabbè, devo guardare una guida perché mi state pure dicendo tutti cose diverse. Vediamo sta merda, come si fa? Sì, 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 va bene. Allora, mettiamolo. Guarda, si fanno male pure loro a scendere, questi che stanno facendo la guida, capito? Allora. Fatemi un secondo, dura 2 minuti. Questi stanno cianciando. Stanno continuando a cianciare. Bla bla bla. Come se la mette lui? Ok, quindi era come l'avevo messa prima. No, non è possibile. No, non è possibile. No, no. Scusatemi. No, non è possibile. È talmente buio in culo che non lo vedo manco nella. Cioè non appare con l'istinto. Vabbè. A sto punto me la guardo tutta la guida. Ok. No, ma non ci sarei mai arrivata perché non è un enigma. Non è un enigma questo. Vabbè, ok. Fatto. Questo non è un enigma, è una cosa a caso, per quanto mi riguarda. Cioè, è finito l'embargo di Final Fantasy 14, io sto facendo. E fa 14, 16 e io. Vabbè, sbaglierò per anni. E io sto facendo sta cosa, capito? No, non ho sistemato l'immagine, Dio! La stanchezza mentale per di dover rifare questa cosa. Left again. The left one. Try right. Ma anche perché, sapete, bastava che ci fosse forte un rumore,
il gracchiare, un commento sul fatto del corvo. Niente, non c'è nulla. L'istinto qua dello stronzo che non serve a nulla, perché non ti evidenzia gli oggetti, ma poi dovrebbe evidenziare gli animali, tra l'altro. Quindi è proprio stupida come cosa. Proprio stupida. Scusami. E l'altra gemma dove... No, scusatemi. Dove cazzo è l'altra gemma? Non l'ho presa? No, ti prego, dov'è? Dove cazzo è? Ma vaffanculo. Poi scusatemi, te la prende... Non lo capisco. Prendi. Ah! No, aspetta. Ma io prima non avevo questo input. No? Sbagliato? Cosa ho sbagliato? Io ho visto la guida, ragazzi, sto impazzendo. Come Cristo si fa sto cervo di merda? Ma seriamente? È giusto. È l'orecchio il corno. È l'orecchio. È il corno. Perché non parte? Devo parlare con la tipa? No. È giusto. È giusto. Ah, ci riprovo, glielo rimetto, magari gli piace. Tirale un sasso, esatto. È giusto. This sounds like we're getting somewhere. Are we done? All done, yes. Let's give them a little surprise. Come down to me. Era giusto. Era giusto. Ready? Yes. Stay close to me and cover your eyes. Carandil. Tipo, non hai idea di accecare pure me, giusto? Madonna quanto vi è inculato comunque. Vi ha proprio fregato. Siete dei pirla. Siete veramente dei pirla. Nasty elvish curse. We're blinded. I can't see. We summoned the light of the elders. Don't worry,
You won't be blind forever. Why did you come here? We never leave our friend alone, do we? No, not us. Friend? I wonder how your friend Deagle would feel about that word today. There used to be a way up here. Ho cambiato discorso. Deagle, we swears. Smeagol is good now. How are your eyes? Better now. Well, let's put them to use. Che cazzo vuoi? Ho capito che cosa vuoi che faccia. Che cazzo vuoi che faccia? Mi arrampico. Di qua. Madonna che non corre. Perché allora mi indicava l'altro lato? Se mi dovevo arrampicare dal lato opposto, perché mi hai fatto guardare l'altro lato della parete? Mannaggia te, madonna, le texture. How did the candleman find her? It was your bird who found me. Bird found us too. They forced me to open the breach for them. Was jammed. The sorceress saw a lot more through that animal's eyes than just you or me. He knows about the source. We need to get there before he does. I must find Gwendol. Scendo. No, non mi davi prompt. Non mi davi prompt. Aspetta, che qua c'è qualcosa. This one's shut. Che hanno proprio abbandonato la nave, eh? C'è l'altro lato. Ah, ok. C'è l'altro lato, d'accordo. Ma vaffanculo. Smeagol can lead her, but the elves must swear to let us leave and not follow us ever. Very well. Or don't leave. Don't enter the dangerous source. Mel and I just hide until bad men are gone. I cannot abandon Gwendol now. Come on. There are a lot of stairs to climb. Quanto cammina male lei, però. Crossing a long bridge now. Careful there, bridge is damaged. Doesn't like it here. Mel, heavy door here. Stay close to me. Sì, però ti devi smuovere.
Cioè, ti devi sbrigare, no? Non puoi... Che in due ce la fanno, ovviamente. Lei con il dall'alto dei suoi 35 kg. Gwendol? No riddle, master. These must be the Queen's chambers, if the smell doesn't deceive me. Elves, one is like the other. Leave them all and hide. But out there, his eye will find us. The elves can protect us from him. Did you say something? Wait here. Where are you going? Io ho finito le parole. Other side is full of haze. And floating things. Floating? Floating like clouds. Is that another riddle? Where are you? Era fondamentale che si facesse questa cosa. Era troppo importante che ci fosse anche questa sezione, perché altrimenti non, l'esperienza non era completa. I comandi però non mi puoi fare platforming con i comandi tank, cazzo. Naggia che il cazzo che non cambia direzione, fanculo. Continua a incastrarsi. Someone's here. It blinded me. He's with us. Mi piace questo dialogo. Eliot Anam Hiritien, Ad Fenfen Eliatha, Iden Ad Lekithank. Henian. So he will help us. Fine elves have met again, thanks to good Smeagol, but we must hurry now. The enemy has sent a sorcerer. I saw them through the haze when they crossed. And I saw you. I knew I heard your voice. What does a sorcerer want? All I know is he must never touch the source. My strength is dwindling. I fear the well is lost to me now. It will need all I have left, and all of your strength too. Mel, this will not be easy. They are coming. Are you sure you want to do this? Yes. Let me guide you. No, questo... Bello. We must enter the haze now. Don't let the shadows into your heart. Stava qua. Ok. What about your friend? Smeagol. Sono qua. Let me seal the door. This should give us some time. Come, walk beside me. Ah, lui non dice Miki le feci del sole, la terra è mia amica, le radici, i fiorellini. The haze is spreading, my love. And all it touches is forever changed. It didn't change you much. You still wear my ring. I do. Smeagol was your name?
Yes. Your friend doesn't say much. For once. Here we are. Don't get too close to the well. Ora c'è il boss finale. Dai! Dai! What's happening here? The entire hall is screaming. It's being torn apart. Ah, sì? Above the well, the blazing orb, fueled by wind and water. That is the source of the haze. What's our plan? Destroy the source. No. I fear the haze is all that holds this hall together. But if we could somehow reach the well, we could try to heal it. But the elf said, don't go near the well. There are two wind towers that feed the haze with air and music. See those openings left and right? If we manage to close off both towers, we might calm the haze just enough. It will not be easy, though. We promise to help the elves if they help us in return. I don't know. There's no time for doubts now. I can't believe you know that. I will stay at the source, calm it as long as I can. You two divide the tasks and close off the towers. So be it then. I will take the left tower. Your friend can take the right. Can he climb? Like a squirrel. Follow the song of the wind, Sméagol, until you reach... I warned you. Don't go near the well. Okay, scusami. Follow the song of the wind, Sméagol, until you reach the highest chamber. There is a large wind gate there. Close it to silence the song. Up, up to the top. Close the wind gate. Watch your step. The haze has eaten away much of the towers. Come cazzo ci salgo? Hurry, we don't have much time. Sì, ma io non so come arrampicarmi. Sarò stupida io, sarò stupida io, non... Non si attacca. Qui non ti fa avvicinare. Io mi sento stupida. No, non è a tempo, semplicemente non... Posso salire qua? I will take care of this tower. You go to the other one. Io non la vedo, però ok. L'altra torre, ok. Io non ho idea di dove sia il punto di partenza. Non si attacca. Non c'è nessun'altra torre. Poi è chiaro che ti devi arrampicare. Ma io come salgo sul primo? Come cacchio ci arrivo sul primo? Non ci arriva. Sto potere è una merda, non serve un cazzo. Ma vaffanculo! Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Vaffanculo e si fa male. Ma quindi è a pelo? Cioè fatemi capire, il salto è a pelo. Cioè non c'è nessuna meccanica che mi sfugge, solo un merdosissimo salto a pelo. Cioè io pensavo che c'era un punto in cui io dovevo, no? Arrampicarmi. Ma vaffanculo.
che non avevo visto. È solo a pelo. Senti. Che schifo. So be it then. I will take the left tower. Your friend can take the right. Can he climb? Like a squirrel. Sì, però gli scoiattoli non volano. C'è questo problema. È a pelo. Up to the top. Close the wind gate. Watch your step. The haze has eaten away much of the towers. E lo so che mi posso appendere solo da un lato. Il problema è che è comunque un salto a pelo. Devi arrampicare. Allora. Fatto. Be careful. We will. I will. It's dangerous, the elf said, to heal the source. It's dangerous, the elf said, to heal the source. How dangerous. Elves know best what they're doing. Mel shouldn't stay with the unfriendly elf. Perhaps she will leave with us. Ah. No, ti prego. No. No. Perché? Ma c'era l'erba! C'era l'erba sotto! They're wraiths from the woods. Oh. Posso combattere il Candleman e basta? Bello, grazie. Grazie. Perché, diciamo che... E dai! Non cammina! Cioè, tu non puoi fare un platform dove però il personaggio si incastra. Ma perché non si attacca? Però la telecamera. Che cazzo fa? Sì, ma io devo scendere, scusatemi. Ah no, forse non serve. Posso fare così. Ok. Non si arrampica. No, vabbè, non... Madonna! No, è bloccato, vi giuro su Dio che è bloccato, non...
Sapete perché? Si impalla con il sali e scendi. È programmato così di merda che si impallano i comandi con il sali e scendi della piattaforma. Madonna. Non ti risponde. Spiegel just wants to say good luck, doesn't he? Good luck. Good luck. Good luck. Sì, ma lasciala stare quella stronza, cioè veramente. We don't trust the other elf, do we? Of course not. All elves are false. Not Mel. Mel saw that Spiegel is her friend. Non è vero. That elf doesn't see anything at all. Non è vero well proprio. Done, i comandi di sto gioco sono incredibili. Non capisco perché non posso fare un salto normale. Sì, quindi... va bene. Risalgo. Devo tornare indietro? Cioè, in teoria ho fatto, no? No? Ma come faccio a tornare indietro? Babò. No. Dai. Very good, Spiegel. Yes, help the elves. And now they must let us go. Will Mel come with us, my precious? Not her, not anyone. Elves can keep their useless rings as long as we have ours. But Mel needs us to be her eyes. The blind one has her elf friend now. And Smeagol, he will be alone, alone forever. Unless he finds the precious. We want it. We want it. Precious only ever made us lonely. And how long until the Dark Lord finds us, eh? How long after he finds our ring? We must find it before he does. Ma meno male che almeno... We must go back. We never want it back. We hate it. We hate
male che almeno Gollum è doppiato bene. Meno male che almeno... If only the nasty elf was gone. Ato, che si blocca tutto perché si muove. Ciao Yuna, grazie. We must go back. We never want it back. We hate it. We hate it. No. Ma così stai zitto, eh? If only the nasty elf was gone. Io non capisco dove devo andare. Uscire da sto posto di merda! Mettimi uno shortcut! Dove devo andare? Sono arrivata qua, devo tornare indietro. Di qua, no? Perché la guida mi indica la strada sbagliata? Di qua. Sì. E scendo, no? Faccio così. Tanto gli spiriti non ci sono più. Faccio così. Bella la telecamera. Là. Continua a farsi male. Non ce la fa. Che lungaggine tutto questo. Continua a farsi male. Quanto è rotto. Strano che non si è fatto male. No, non farmi aiutare, elfo di merda. Farmi aiutare. No, che fessi fotta. Ma che si inculi. Vedi tu che devo cercare pure l'elfo stronzo. Che si fotta. Non ne stavo cadendo. È un cretino, è morto. Selezione naturale. Roba incredibile sto gioco. Vedo niente. Uno pensa Lord of the Rings. Gollum, no? Il tuo pensiero quando pensi a un gioco su Gollum è esattamente questo gameplay.
Lo sapevo. Vaffanculo! La lentezza di questa cosa. Non mi posso manco attaccare alle pareti. Ma cosa devo fare per passare? Guarda i salti, non è possibile. Quanto è lento sto coso. Sto sigaro di cioccolato, madonna. Ma vai a cagare, vai. Quello non era un suono di dolore. Non era un suono... Oh, oh! No, no, quello non era un suono di dolore. It hurt its leg. What's happened? I tried to take the stairs. There are no stairs. Exactly. I can't move it. How is Mel? Wind is still humming. The elf didn't shut the gate. No. Good thing you came. It looks like Mel was right to trust you. Non tornate indietro. Get up there. At least that I can do. Watch. Do not trust your step, or you will end up like me. Elf has nothing to worry about. Smeagol helps. Thank you, Smeagol. I will try to heal it, but it may take more time than we have. Good luck. Che sega. Ok. Ah, ok. Carso. Perché si è là? Perché si è lasciato andare? Perché si è lasciato andare? No, non farmi rifare sto pezzo. Do not trust your step, or you will end up like me. No, c'è dell'odio in questo gioco. Elf has nothing to worry about. Smeagol helps. Thank you, Smeagol. I will try to heal it, but it may take more time than we have. Good luck. Vabbè. No. Immagino l'elfo che fa ste piroette comunque. And again it's Smeagol who helps, not that other elf. I wish. Cosa wish? Eh? What do we wish, my love? I wish that Gwendolyn was gone. Then we could be Mel's eyes again, and she would drive off wraiths and evil men who want to hurt us. Ancora questa... questa love story con Mel. Holds the precious again. Just think what we could do. Yes, just think. Mangiare pesce tutto il giorno. Smeagol can have fish all day, fresh from the river, more than Smeagol can eat. The elves gave Smeagol fish too. The elf cook did, yes. The one that's dead now because of Smeagol. That's why we need to escape. Discussione. Gimbul, find them! Must hurry! Alzati. Si è buggato. Si è buggato. Non si alza più. Ah,
Comunque complimenti all'orco, eh. Scared little orc, But this is our riddle master. Uccidiamo l'orco. Time for our little game, my love. He would take Melon going to the dangerous well with her. Smeagol won't kill him. No, of course not. Good, Smeagol. Just throw a little stone. Then Mel can be our friend forever. Friend? Friend? When has Smeagol ever been any good for his so-called friends? Smeagol always helps. Grosneg non è mai tornato a casa. Prova che Smeagol porta sfortuna. Remember the frail man? Smeagol sent the orc into the light instead of him. And he died anyway. Starved to death on the floor of that cold cell. Smeagol is good now. Mel, come l'abbiamo aiutata? L'uccello ci ha traditi. Even his little one betrayed Smeagol. Smeagol never did it any harm, did he? No, Smeagol gave it life. It loves Smeagol forever. Candleman said so. Very well. One more. Remember the Glashneg? That one didn't go home to his desert, did he? No. The precious made us do it. Yes, we heard that one before, hasn't we? Doesn't matter. Precious can't protect us anymore. Be quiet. We hates it forever. Be quiet. Wait. Elves will let us leave now. Nimdach, Nimdach, Uboshi. Oxes. Go. Warn Mel. I will follow as fast as I can. Sì, ma io ora devo capire da che parte uscire. Sto cercando l'uscita, bro. Sto cercando l'uscita. Dammi un secondo. Ok, di qua. Di qua, credo. Dove sono? Vabbè, ho capito. Sì, vabbè. Oxes. Go. Warn Mel. I will follow as fast as I can. Elves better keep their promise. They better. Ma dai! What are you waiting for? No, vabbè, il livello è alto F4 comunque, per quanto mi riguarda. Il livello di gameplay è alto F4. Cioè questo è un livello di alto F4. Guarda che non lo fa, guarda che non salta, guarda che non salta il cane maledetto. Io dopo questa avrei bisogno di un poke gigante. Non so perché tutti odiano il poké. Ve lo dico, non ho mai capita questa cosa, onestamente. Alla fine è un piatto completo con riso, il condimento. Che ha di male? È un pasto unico. Che ha di strano, di brutto, di oh mio Dio, odio il poké? Cioè, letteralmente è quello che mi faccio io ogni volta. Mi faccio un piattone con tutta la roba da mangiare dentro. Solo che il poké ha un nome più figo e di solito ha ingredienti più fighi. Tutto qua, ma... Boh, non lo so, ho scoperto un sacco di persone lo odiano. Io dove cazzo devo andare?
Io non so dove devo andare. Cioè, la guida non mi fa capire. Io non devo andare qua, non devo salire, devo uscire. Ma perché cazzo? Ma perché mi indicava la strada sbagliata? Mi indicava la strada sbagliata! Oh, Dad. Boh. Non capisco! Kashi Ashkalub A Ummuntu Malo Frandialup Kulkamai. No! Senza pensare anche voi. Senza neanche labiale. Where is Gwendol? Elf is on its way. Iglerio Eroden. Candleman is calling the Dark Lord. Belle quelle quei gomiti. No, no, we don't. Blind Elf, stay here. What are you doing? Destroy it. Destroy it all. Smeagol. Distruggi la fonte. È più facile a dirsi che a farsi, però, eh. Ma ora non mi posso nemmeno... Non mi posso manco buttare di sotto, perché... Gira 3 ore. Ok, non serve a niente. Bene. No, 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 aspetta. E come salgo là? Aspetta. Porca troia, i comandi che laggano. Curati, curati, curati. Oh, pure. Porca vacca, molla. Ok. Stavo cadendo. Nuhulnar. Sì, ma il mio uccello era bianco. Che è sto bordello? Capito? You're too late. Now there's only one question left to answer. Where does the sun go up? Where does he linger? What does a storm illume with glistening rage? The night. L'ha veramente distratto con l'indovinello. L'ha veramente distratto con l'indovinello. Non è possibile, non ci credo. L'ha distratto con l'indovinello. Bastava così poco a spaccare sta cosa? Era così facile romperla?
Ma quindi non c'è... No, dai, c'è il combattimento col Candleman. Adesso è ferito, è incazzato. Dai. Eccola là. Va bene, però non devi scivolare come un cornuto. Perché i comandi non entrano. Madonna, che non sentrano i comandi. Sembra che il gioco vada a 30. Sembra un gioco a 30. Hai input da 30. Che poi non sempre. Non è sempre così. Vabbè, quindi è tipo un livello, non è una boss fight. Lo scopo è avvicinarsi a lui, probabilmente. Wasn't your fault. I was angry. Let us talk. Ah, è finita? No. No. Sì, però sto uccello deve darsi una regolata. Sto uccello deve darsi una regolata, deve capire da che parte stare, perché si è tolto l'elmo perché sennò non gli potevamo fare lo strangolamento. Aveva l'armatura. Se fosse rimasto con l'armatura non ne avremmo fatto niente. Morto subito, comunque. Uccello di merda. Where is Gwendol? Davanti a lui, no, ma non davanti a lui. Non è possibile. Now time for promise keeping. We did not forget. You kept your word. We will keep ours. The elves will let us go. You are free. Leave if you must, or come back with us. Sì, è Quasimodo. No, esattamente. Esattamente il film del Gobbo di Notre Dame. Quello era Frollo. Il Candleman era Frollo. You may have awakened us just in time. Yes.
believe I met good Smeagol. But it's a long way home, and the kind elves must be tired. Perhaps they want to rest first. Let Smeagol keep one last watch, Comunque hanno la narcolessia gli elfi, se posso. Passano il tempo a dormire. Smeagol? Se n'è andato. Li ha lasciati stare. È santo, vi dico, è santo. No, no, lascia perdere. Tu non sai che cosa sto vivendo io in questo momento. Non ci sono parole per esprimere il dolore che sto provando. 9 su 10? Se, al negativo, sì. No, non è quantificabile quella, la mia sofferenza in questo momento. Però è finita, no? Cioè, ormai è finita. Questo è il filmato finale. Ma tutto questo a cosa è servito? Siamo più belli di prima comunque. Mai una volta ci siamo lavati. Io avrei pagato per avere la skin Gollum pulito. Di andare alla contea, no? Infatti. Into the Shire. È finito. No, non è finito. Veramente? Bene. Molto bene. Non era il mio piccolino, il mio era bianco. Il mio era bianco, mi dispiace. Io mi dissocio. Io mi dissocio dall'uccello che ha cambiato colore. Ma non era neanche nero, era tipo marroncino. Vabbè, carino che è la scelta comunque. Che peccato. Che peccato, veramente. Bello, bello quel teschio. Bello. Madonna, è arrivato. Alla rovina. Ma cos'è? Si moria. And when the precious is ours again. Then they all have to be friendly, don't they, my precious? Very polite to good old Smeagol. We will make them crawl. Yeah.
tristezza. Ma che finale tristissimo. Che poi il finale ci sta pure, che è anche metaforico, no? Di amico ed entra, lui è dall'altra parte. Cioè lui è dall'altro lato, no? Imprigionato. Che è anche, cazzo, una bella idea il finale. Fanculo. Che poi hanno fatto pure i modelli dei collezionabili. Tutte le cacatine, capito? Che cacata, oh! Voto. Ma per me è un disastro su tutta la linea. Ma il fatto è che... poteva funzionare. Io continuo a dire, non mi ripeto, non mi voglio ripetere, ma... poteva funzionare. Un gioco su Gollum, anche con questa trama, poteva funzionare. Ma hanno cannato tutto, tutto, tutto quello che... L'unica cosa che non hanno sbagliato... Due. Ecco, comunque, vabbè, una. Il comparto audio, quindi il doppiaggio di lui, perché metà del... tre quarti sono cani, comunque, le voci sono completamente fuori luogo, però... Tipo il re degli elfi è un ani, è un cane a doppiare. L'elfico palesemente leggevano. Cioè hanno messo l'elfico a pagamento, ma palesemente leggevano. So, pure io so brava allora. Mi dici una roba e te la leggo. Senza intonazione, senza niente, senza cuore. Che schifo. Che schifo. Però davvero, Gollum è doppiato veramente bene, veramente figo Gollum. E le musiche sono molto belle. Il resto è una merda. Dal design di lui, ne abbiamo già parlato. Non dovevano dargli il design cartoon, doveva essere molto più realistico, cioè doveva essere più realistico per quanto mi riguarda, tra virgolette, del Gollum del film. Cioè, potevano stravolgerlo volendo. Non sta scritto da nessuna parte che doveva somigliare al Gollum del film. Cioè, ovvio che c'è una descrizione di Gollum, però capito, potevano prendere il loro take personale, come sugli elfi, potevano fare una roba autoriale, capito? Con un'identità, un'interpretazione comunque. Ci stava, anche se non era uguale alla descrizione dei libri comunque di Tolkien. Va bene, va bene. È uno spin-off, è un'opera ispirata comunque. Non fa parte del canone cartaceo, quindi sti cazzi. Però... è tutto sbagliato, tutto sbagliato, tecnicamente è un disastro, i comandi che si buggano quando le piattaforme si muovono in verticale, cambiano altitudine, ti annullano i movimenti sull'asse Y, le scelte che alla fine non portano quasi a, cioè non servono un cazzo le scelte, penso, non credo che cambi il finale in base a come dico, perché io mi sono comportata sempre bene alla fine. Sono sempre stata brava, giusto un paio di volte ho fatto vincere Gollum, ma tipo mai, sono quasi sempre stata Sméagol. Poi sta cosa con Mel, vabbè, che lui voleva... Lui si era affezionato un po', perché vede, lei era reietta come lui, capito? È strana come lui, però lei è veramente una stronza. Cuccato fino alla fine. E poi gli elfi fanno schifo. Ma dice, gli elfi fanno schifo in che senso? Tutti. No, qualunque pose. Gli elfi fanno schifo perché? Spazio vuoto. Mettete quello che volete. Ma anche il Candleman poteva avere un po' più di spazio, secondo me. Tutta la storia con la figlia mollata là, non si è risolta. Boh. Non lo so. È un disastro questo gioco. E voi pensate che c'è un achievement di finirlo senza morire mai?
Cioè, voi pensate che tipo puoi morire perché si bugga, puoi morire perché non ti entra il comando, puoi morire perché la telecamera si incastra. Quindi devi fare tipo, devi fare dei backup ogni ora, ma almeno ogni mezz'ora devi fare backup. Perché altrimenti scleri. Ovviamente lo fai barando. Cioè, nessuno. Cioè, Little Nightmares te lo puoi giocare legit così, ma questo lo fai barando, ovviamente. Non te lo fai in maniera legittima. Comunque, ragazzi, è una merda. Veramente una merda. Ed è molto peggio di quanto pensassi. È molto peggio. Infatti, io l'ho detto pure a Sinergo. Io ho detto, voi state giocando la parte bella. Voi avete giocato la parte fatta bene. Quella che è un po' più rifinita. Cioè, con gli elfi c'è un avvitamento verso il basso in caduta libera proprio che è da dita in gola. Ma su tutto, la trama, la qualità proprio estetica generale, il level design, almeno la parte, diciamo, con gli orchi, è un platform, è un gioco senza anima, mentre poi diventa proprio broken, completamente broken. La parte degli elfi è di un frustrante che veramente, a confronto, la prima parte è fatta, è quasi sufficiente. Wow, veramente. Cioè, c'è qualche guizzo, capito? La modalità compagno, che viene persa completamente con la parte degli elfi, non c'è più. La modalità compagno c'è solo agli elfi, c'è solo all'inizio. L'istinto di lui non serve un cazzo, non funziona, è rotto, ti fa vedere la strada sbagliata. Tremendo! Malta, F4 e King Mario, se sei su PC, se sei su console, patate. L'Alt F4, è ovvio che con l'Alt F4 è molto probabile che ce la fai, però, capito, non c'è questo su console. Comunque, domani ci rifacciamo, ci rinfranchiamo lo spirito con un gioco bello. Avrei potuto streamare Final Fantasy 16 oggi, però avrei dovuto farvi rivedere l'inizio. No. Oh, quindi andiamo direttamente domani e partiamo da proprio dopo la demo. Cioè, finita la demo, quindi quella che avete giocato tutti, go. Quindi domani mattina, tra l'altro. Ve lo anticipo, poi farò post, farò storia comunque alle 11, facciamo una live. Purtroppo devo farla alle 11 per forza. E sarà una live sponsor, però continueremo a giocare. La prima live sponsor, però ovviamente lo continuiamo a giocare. Quindi io devo rinfrancarmi l'anima perché sto male. Cioè, ho fatto quasi 5 ore di live. E che, cioè, fossero state 5 ore di Diablo 4, vi giuro, non le avrei sentite. Ma 5 ore di questa cosa la metto, non la metto allo stesso livello di The Callisto Protocol, solo perché di The Callisto Protocol ho fatto più ore. Ma questo è stato più stancante. Questo è stato più stancante. Anche perché qui non, cioè, almeno The Callisto Protocol era bello da vedere. E ci credevo un po' alla storia. E comunque poi ho iniziato a fare ridere. Questo non fa nemmeno ridere. Questo è solo triste, perché questo poteva essere uno Hellblade-like, poteva essere una roba veramente figa. Coi soldi giusti, l'esperienza giusta. Tra l'altro gli sviluppatori comunque, guardiamo i riconoscimenti, ringraziamoli. Tra l'altro gli sviluppatori comunque a livello di narrazione sanno il fatto loro, quindi boh. Sì, però Golon Production Team, cioè, capito. Ma ragazzi, ma com'è possibile? Che fanno fatto? Vi picchiavano? Ma anche a livello artistico non mi piace. I design non mi piacciono, niente. Non è la grafica brutta. La grafica fa schifo, ma neanche i design mi piacciono. Secondo me hanno scioccato completamente, non dovevano proprio prendere un altro, doveva essere molto, molto più realistico, doveva essere proprio cupo. Doveva essere, no, vabbè, ragazzi, oh, ringraziamoli, doveva essere sporco. Un po' come ha fatto il Blade con la mitologia nordica, perché alla fine, quando è che è diventata mainstream la roba norrena, nordica, con le cacate Marvel, è stato quello che ha fatto partire la moda, ok? Perché Loki è un figo, ok?
Però lì chiaramente non è realista, ovviamente è tutto, è ispirato a, ma ovviamente non so, non è la vera ambientazione, ovviamente non me lo devo spiegare io, no, i fumetti, ok. Quindi diciamo che si era creato un immaginario molto più colorato, nel senso di lucido, luccicoso, sbriluccicoso, mentre appunto con Hellblade, anche God of War, comunque God of War 2018 a modo suo, è comunque molto fantasy, è comunque molto colorato. God of War 2018 è comunque molto colorato, ok? È chiaramente un take un po' più cupo, però capito, ci sono un sacco di colori, mentre Hellblade è proprio scuro. Comunque c'è questa cosa, cioè il boss finale, non ve lo dico se non lo conoscete, ma il boss finale di Hellblade è troppo figo, tra l'altro. Veramente, è proprio malato Hellblade, è super super scuro, proprio perché ti vuole fare sentire quella malattia alla fine, perché la psicosi è una malattia mentale a tutti gli effetti. La roba della testa, è proprio horror, la testa in cappuccia, è proprio figo Hellblade. Ed è una cosa che non si era mai vista nei videogiochi, così. Anche Assassin's Creed, comunque, cioè sono sempre dei take molto colorati, molto, quasi, non voglio dire cartoon. E secondo me questo gioco poteva fare lo stesso lavoro su Gollum e fare una cosa un po' più sporca. Appunto fare sentire la malattia, che ha una natura magica, per carità, perché lui si è fottuto il cervello con l'anello, va bene. Ma è la sua condizione comunque può essere considerata clinicamente parlando. Cioè puoi costruirci un profilo clinico su Gollum comunque, al di là poi del tutto il contorno fantastico. Quindi potevano prendere quella via del realismo e farti vivere dal punto di vista di un malato, comunque una persona che comunque che fa schifo, ma è comunque una vittima. E quindi avresti avuto questa dualità fra volerlo vedere un po' felice, ma che comunque ti fa schifo, perché Gollum deve fare schifo. Però contemporaneamente senti che stava male, ma anche il passato, dove ha ammazzato l'amico suo, si doveva vedere molto di più. Mi è piaciuto un botto quando ha detto, ah sì, quando c'era Coso lì che guardava le stelle e ha visto il corpo, si è ricordato del corpo, no? Dopo che l'aveva ucciso. Bello! Quella è una bella idea. Quando sclera davanti a Mel, mi è piaciuto. Ma dovevano basarsi su quello, non su platform e sullo stealth de merda. Peccato. Ormai è andata. E non ci sarà un altro gioco su Gollum, mi sa. Forse fra 30 anni. Quindi, ragazzi, io ho dato per oggi. Sono arrivata alla fine, la mia energia è finita. Ma abbiamo Babbarusi che sta giocando I'm on Observation Duty, che non ho idea di cosa sia. Non so che cosa vuol dire. Sta giocando, non lo so se sta giocando, non lo so che sta facendo. Comunque facciamo il raid, me la salutate. Tra l'altro dobbiamo cercare di organizzare qualcosa anche con lei, qualche altra roba. Finito questo periodo di fuoco di Final Fantasy XVI, che si calmano un po' le acque, sicuramente qualcosa ci inventiamo. Quindi salutatemela, un abbraccione a tutti e noi ci vediamo. Se vi interessa, comunque farò le storie tutto. Domani alle 11 giochiamo Final Fantasy XVI post prologo e si va a cannone.